Nei video precedenti abbiamo visto che una combinazione lineare di seno e coseno corrisponde a un seno o a un coseno traslato. Questo si può dimostrare anche rigorosamente da un punto di vista matematico, cioè la combinazione lineare a coseno di alfa più b sen alfa si può scrivere come un coseno oppure un seno di ampiezza c che presenta uno sfasamento φ. L'angolo φ si chiama angolo aggiunto, perché è sommato ad alfa, l'angolo che avevamo all'inizio, alfa più φ. Qua sotto è riportata la dimostrazione matematica, a partire da qua, che la combinazione lineare si può scrivere sempre in questa forma, con il seno traslato, oppure anche con il coseno traslato. Il problema è scoprire il valore dell'ampiezza di questo seno traslato e il valore dell'angolo aggiunto φ, cioè l'entità dello sfasamento, cioè della traslazione. Questo a partire dai coefficienti noti a e b. In pratica si tratta di sviluppare nella dimostrazione il membro di destra attraverso la formula goniometrica che esprime il seno di una somma di due angoli, cioè questa. Dopodiché dal confronto tra l'espressione ottenuta e il primo membro risulta che il coefficiente a è c seno di φ e il coefficiente b è c coseno di φ, come indicato qua. Inoltre, elevando al quadrato queste due relazioni, otteniamo in pratica questo teorema di Pitagora. Mentre invece, facendo il rapporto tra queste due relazioni, seno fratto coseno, otteniamo la tangente, che è uguale ad a su b. Perciò abbiamo risolto il problema. Conosciamo adesso il coefficiente c, cioè l'ampiezza del seno o del coseno traslato, che è data da questa espressione in funzione dei coefficienti di partenza a e b. E conosciamo anche l'angolo aggiunto, φ, che è l'arco tangente di questo rapporto, rapporto dei coefficienti tra a e b. Quindi in conclusione abbiamo dimostrato che una qualunque combinazione lineare di seno e coseno si può scrivere come seno o coseno sfasato di una certa ampiezza c che possiamo calcolare così e con un angolo di sfasamento φ, detto angolo aggiunto, che possiamo calcolare con quest'altra relazione.